Prego. Mister, buonasera. Da Guasco gli aveva detto in Serie B bisogna essere concreti. In Serie B bisogna essere concreti. Successo. Sì, però diciamo occasioni per arrotondare ne abbiamo avute, quindi è vero, siamo stati concreti più che altro nel concedere molto poco a loro. Poi potevamo in qualche situazione fare anche il secondo gol, però diciamo quello che era importante è avere un atteggiamento difensivo di squadra, difendendosi tutti e 11 insieme e attaccando tutti e 11 quando avevamo la palla, mantenendo sempre distanze corte. Direi che questa è la cosa più bella della, diciamo, della partita, di, non solo quella, ma una delle cose dal punto di vista tattico migliori della partita. Vista la lettura difensiva, secondo me, pressoché perfetta oggi, non solo del reparto, ma anche dell'intera squadra, naturalmente. Sensazione è che abbiamo studiato proprio pregi e difetti dell'avversario, non ci siamo mai fatti sorprendere in proprietà dalla regina e abbiamo colpito, non è un caso, il gol è venuto con una giocata che poi si è ripetuta anche in un'occasione del secondo gol che poi è stato annullato per un fuorigioco millimetrico. Sì, noi l'avevamo preparata difendendoci un po' più bassi del solito perché loro hanno dei giocatori bravissimi a attaccare la profondità e se li lasciavamo gli spazi potevamo andare in difficoltà. Invece ci siamo abbassati, praticamente quando non avevamo la palla eravamo un 4-5-1 e diciamo non abbiamo dato la possibilità a Ricci e a Rivas di potersi esprimere secondo le loro doti migliori. Li abbiamo portati a giocare nello stretto con giocatori molto, nostri molto vicini che arrivavano subito, con pochi metri arrivavano al raddoppio e loro non hanno mai giocato delle palle pulite. Poi al 30° del primo tempo, quando si sono diciamo accorti che tra le linee non entravano mai, hanno provato a fare questa giocata sopra i nostri due centrali, però noi abbiamo subito alzato il portiere che ci ha fatto da libero in quelle situazioni. Iannarilli due o tre volte è riuscito ad arrivare lui e diciamo abbiamo vanificato anche quel tipo di giocata lì. Quindi devo dire che ragazzi oggi l'interpretazione della gara che avevamo preparato sono stati eccezionali e soprattutto anche una gara vinta, una gara ad altri tempi con due giocatori con i punti in testa, il turbante, uno in ospedale, abbiamo finito gli ultimi 4 minuti in 10, insomma direi che stasera la squadra si è espressa probabilmente per quello che è il carattere anche di questa città, non mollando mai fino alla fine. Buonasera. A proposito di quello che diceva dei giocatori, ecco, come sta Bogdan, come stanno partiti? Non lo so, più tardi non diciamo. Partiti con Cavani, invece anche Koulibaly è uscito. Allora, Koulibaly era stanco perché giustamente diciamo era un po' di tempo che non giocava e poi probabilmente un po' di sabbia sul campo ha fatto diventare ancora più faticosa la partita, però il campo era più che ottimo, sicuramente in confronto alle prime tre partite dell'anno scorso non c'era, sembrava di essere a Wembley in confronto, quindi io credo che però ovviamente era un campo diverso rispetto a dove ci alleniamo, quindi lui è arrivato alla fine del primo tempo un po' stanco, ce l'ha detto e l'abbiamo cambiato. L'intuizione della posizione di Palumbo, cioè la scelta più che altro, ecco, vista l'emergenza, probabilmente di giocare questo sistema. Sì, noi volevamo sfruttare le ripartenze, lui è uno che ha gamba e anche quando gioca in mezzo al campo attacca quella fascia in ampiezza, quindi ci sembrava l'uomo più adatto da affiancare a parte Pilo per caratteristiche e poi per avere anche una compattezza maggiore tra le parti. Direi che ha fatto quel compito molto bene, come così come Partipilo, così come Favilli anche, che stasera aveva ritrovato anche la rete, cioè aveva risegnato ancora dopo domenica. Direi che, ripeto, è stata una bella prestazione perché c'è stata grande partecipazione, grande spirito di sofferenza da parte di tutti, anche nei pochi momenti difficili, però soprattutto nel finale di gara. Semplice, perché anche lui lo vedevamo un po' stanco, avevamo bisogno di cambiare modulo, perché loro si erano messi con quattro attaccanti, quindi uno degli attaccanti doveva uscire e abbiamo sostituito quello meno attaccante dei tre. Anche la scelta di Corrado, che si è dimostrata eccellente, no?
nel senso sia lui che Diakité sulle fasce, come si diceva prima, hanno un po' bloccato, se vogliamo, la regina, che forse sulle fasce è una squadra molto per loro. Sì, loro sono stati bravi a non dargli mai la profondità, a farli giocare sempre venendo incontro, però ripeto, c'è stata la partecipazione di tutta la squadra che ha reso sì che avessero fatica a trovare le giocate fra le linee. Quindi poi loro, ovviamente, come dico sempre io, la difesa poi ne beneficia se c'è un lavoro da parte di tutti e la squadra riesce a rimanere stretta e corta. Ovviamente non è facile per gli avversari arrivare a tirarci in porta. Oggi lo si è visto. Mister, oggi ti hai messo questo 4-4-2 con Balumba, comunque, che si allargava. No, io il 4-4-2 non l'ho messo. Io ho visto una linea 4 a centrocampo, poi parti Miro che stava vicino a Fabrizio, però no, assolutamente. Noi perché abbiamo preparato una squadra molto più stretta e con l'inserimento anche di Corrado, dato più forza, più solidità, mi è sembrata una squadra che no, noi ci difendevamo 4-5-1. Abbassavamo Palumbo e Partipilo per essere subito pronti a uscire sui loro terzini e quando attaccavamo li rialzavamo nelle loro posizioni di competenza, questo per non dare profondità a loro, per non far salire i loro terzini, però era un 4-5-1, 4-4-2 no. Un'altra se c'è, l'ultima per favore. Su Celli a destra, la velocità. Ma mi sembrava logico, visto che loro avevano un giocatore a piede invertito, metterci un sinistro in modo che lui, tendendo sempre a rientrare verso il campo, andava sul piede forte di Celli e quindi una volta si faceva queste, ultimamente si fa un po' meno, però diciamo una volta gli allenatori quelli di una volta lo facevano, quando trovavi un giocatore a piede invertito. Pensavo fosse un spasso. Anche i tifosi 5.000 e più liberati. Sì, considerando il periodo direi proprio di sì. Siamo rimasti contenti perché l'anno scorso questi numeri non li avevamo toccati probabilmente nelle prime partite in casa, quindi vuol dire che al di là diciamo di tutto c'è sempre questa passione sotto che noi dobbiamo essere bravi a coltivare, di continuare a coltivare con prestazioni tipo queste, perché poi penso che queste, come ho detto prima, si avvicinino di più a quello che vuole il tifoso, no? Cioè squadra che lotta su ogni pallone, squadra che lotta e suda la maglia fino all'ultimo secondo, quindi penso che stasera sia stato un risultato bello, ma soprattutto una prestazione da quel punto di vista che abbia gratificato i tifosi. Grazie. Grazie. Arrivederci.